Ok, siamo in diretta, amici dalla Romagna. Siamo in diretta, sono in compagnia di Daniele. Daniele, un caro amico, e nonché coordinatore di Talessity in Emilia-Romagna. In Romagna, in Emilia-Romagna. Com'è la situazione in Romagna, Daniele? È nella zona di Forlì-Cesena. Dovrebbero sentirci meglio adesso, Daniele. Com'è la situazione? Racconta tu. Ok, perfetto. Niente, allora, ciao a tutti, ciao Robby, grazie per avermi contattato, soprattutto per far capire effettivamente quale situazione stiamo vivendo. Io stamattina, insieme a tantissimi ragazzi che sono qui con me, e stanno continuando a lavorare in Interpostamento. Questa era un'azienda familiare, tutto perso, tutto andato completamente perso. Stiamo cercando di recuperare qualunque cosa, ma anche i titolari mi dicono: guarda, ragazzi dietro, questi tutti volontari, ognuno ha una palla, ognuno ha un badile, ha un paio di stivali. Stiamo aiutando veramente tanto. Questa è una situazione come tante, perché comunque le aziende in questa zona qui che hanno subito questi danni sono tantissimi. Guardate, io ho la voce che mi trema, ve lo dico, perché al di là che sta continuando a piovere, quindi questo punto sta continuando a imperversare, adesso mi fa chiudere un po' la situazione fuori, perché magari uno dice: sì, vabbè, questa è una fabbrica. No, questa è una fabbrica. Catastrofe, le uniche cose che si possono. Adesso andiamo in esterno e vi rendete conto di quella che è la situazione qui in questa zona. Amici, siamo collegati con la Romagna. L'amico Daniele sta facendo vedere la situazione reale, amici. Un disastro. Purtroppo completamente abbandonati a loro stessi. L'esercito, Daniele, mi confermi, Daniele, che l'esercito non si è visto dal governo centrale. Io lo confermo pienamente, guarda, lo confermo pienamente. Non ho ancora visto nessuno dell'esercito, nessuno. Questa è la strada. È una strada qualunque, è delle strade, non vede nessuno, i danni sono, ogni casa è ridotta. Sta continuando a piovere, non so se lo sentite. Ragazzi, belle maniche, vengono, ci aiutano. Guarda, ho trovato una solidarietà in tutti questi ragazzi meravigliosa, ma lo so. Non è possibile piegarsi sempre, non è possibile. Faremo immediatamente di una gravità pazzesca. Adesso devi far vedere le case. Guarda, ho la voce. Credetemi, ragazzi. Ehi, Daniele, stai tranquillo. Marmagna. Andiamo nella strada principale, una delle strade principali dove è stato. Ha dovuto staccare, scusate. Mi conosce, sa, vero? Che però non è, no. Sorrido sempre, cioè, molto tipo, ma ragazzi, vedere praticamente le strade come delle discariche, ma ovviamente ha una pala, chiunque. In che zona sei di preciso, Daniele? In che zona sei di preciso? In che zona sei di preciso? Allora, nella zona sono esattamente zona Cava, vicino al ponte di Scala. Alla zona, scusate se sono un po' con il video, quindi stanno piovendo anche abbastanza. Si vedono ovviamente, guardate, cinque file interminabili di auto. Le strade sono chiuse. Daniele, pulisci la telecamera. Daniele, pulisci un po' la telecamera. Il problema è che sta piovendo forte, Robby. Mamma mia. Quindi aspetta che provo. Ma la situazione, Daniele, la situazione fiumi in questo momento com'è? Mi vedi ancora? No, vedo bianco, vediamo bianco, Daniele. Ma la situazione fiumi in questo momento, Daniele?
Eccoci, ok, ci sei. Destinato. Allora, del primo momento non ho fatto tantissimo perché comunque è passato, almeno abbiamo questo principale. Poi si stanno abbassando un po' tutti, niente, stanno abbassando un po' tutti. L'unica cosa è che adesso c'è il fango che sta indurendo, sembra la cioè, tante pesi di quintali, di dire siamo dell'acqua, sono continuamente manovre che stanno cercando di liberare ancora degli scantinati. Adesso vi faccio vedere che ci sono ancora un paio di metri d'acqua nei crani. Camminando. Mamma mia. Questa è una discarica a cielo aperto. Mamma mia. Molto peggio di un terremoto, Daniele, molto peggio di un terremoto. E continuo a dire, io non ho ancora visto la dell'esercito. Guardi ragazzi, guarda. Incredibile, incredibile. Ma dov'è? Sì, ragazzi, il camion, tutti privati. Ma dov'è l'esercito? Dov'è lo Stato italiano? Dove cazzo è? Scusa il termine, mi è scappato. Dov'è? Dove sono? Guarda, un lavoro grandioso da parte dei vigili del fuoco. Adesso vi faccio vedere i campi giorno e notte. Mi viene anche un po' il magone perché tanti ragazzi che urlano canto. Ciao. Intervento, guardate, gente che viene, non ci sono orari, vengono da tutti i posti, guardate, gruppi con cui lavoravo vengono da fuori popoli, ma da tutte le zone limitrofe, quelle ovviamente che sono state colpite meno da questo disastro, da questa alluvione, questa è una via. Mamma mia. Sono tutte così, sono tutte così. Ecco qua, i negozianti mi stanno dicendo neanche li fanno entrare, hanno perso tutto. Questi sono con le macchine per stare lontano. Quindi Robby, la situazione, oltretutto, ripeto, questi hanno perso veramente tutta l'attività, oltretutto li conosco anche, mi spinge ancora di più a fare. Faccio vedere. Queste sono montagne. In ogni caso è così, Robby. Adesso stiamo andando nella via principale, dove ti faccio vedere anche un po' di, perché ovviamente come ti dicevo, i vigili del fuoco, Ok. la protezione civile, il Croce Rossa, sono operando, sono sul territorio, i vigili del fuoco con i mezzi di tutti i tipi, anche i gruppi. Sto incamminando nel viale, questo è il viale principale, la via più colpita, adesso vedete, ognuno ha una pala, adesso una pala. Questo è, i camminamenti sono questi. Tutti fuori al lavoro, tutti fuori al Sono lavoro. viali di pala. Mamma mia. Amici, per quelli appena collegati, state vedendo Daniele nelle zone alluvionate, Romagna, provincia di Forlì Cesena. Sì, io proprio, questo è uno dei cuori più colpite, perché comunque sono vicinissimo al fiume. Ma Daniele, quanta gente, quanti cittadini ci sono interessati in quella zona più o meno? Come? Quanti cittadini sono Non lo so. interessati dai danni? Dai danni? Quanti cittadini sono interessati dai danni nella tua zona? Diverse migliaia, parliamo di. Perché la zona che è qui, è un ristorante, guarda Robby. Dio mio, guardate, guardate. Questo è un ristorante, qui corre da fuori l'acqua. Montagne di fango. E qui tutte braccia di privati, guarda, signori che. Ognuno ha la carriola. Cariola,
Badini. Questo è l'aiuto, ma che noi siamo così, lo sappiamo. Che non ci devono aiutare. Onore alla Romagna, Daniele. Onore alla, alla Romagna. Sì, infatti, guarda, uno slogan che mi fa commuovere. E quando ci diranno del pango, no, i burdelli, e lo sanno cosa abbiamo detto i romagnoli, perché effettivamente qua è tutto fango, guarda, ancora i campi sono ancora in questa, dopo quattro giorni l'acqua arrivava fino a quelle tettoie. Gli elicotteri passano in continuazione. Ma cosa vi aspettate dal governo? Cosa vi aspettate dal governo di centrodestra? Il governo di centrosinistra ha già dimostrato quello che ha ma fatto. Un intervento nulla. Rapido innanzitutto subito per liberare e mettere in sicurezza tutte quelle che sono le strade e poter iniziare a ricircolare, perché comunque ti posso garantire, Robby, che noi qui abbiamo dei grandi danni materiali, ma io purtroppo ho anche parenti familiari che sono completamente isolati. A quattro giorni non hanno l'acqua, non hanno la luce, Cresciano, Monti, e le viabilità forse non si ripristano nell'arco di 15-20 giorni, un mese. Scarseggiano i beni, scarseggia l'acqua, quindi intendo anche piano piano sta distribuendo un po' di tra essere un'altra sorta di emergenza. Ci sono stati. No, ma non è assolutamente possibile. Daniele, è possibile tenere in queste condizioni, perché la zona è molto vasta, molto ampia, e il disastro è privati. Guarda. Daniele, mi hai così, ho c'è tanta gente. È brutto da dire, ma ti aiuta per pulire da questo maledetto fiume. Mamma mia, Daniele, ti faccio una domanda. È vero che c'è tanta gente che così parlando dice che c'è qualcosa di strano, qualcosa che rende il tutto non normale? Sì, quello sì, ce n'è più di una persona che ha questo pensiero. Io non è tutto normale, impossibile. È stata comunque prevista una situazione così tragica, con una precisione, con una. Non si è fatto abbastanza, tanti, non si sta facendo abbastanza, tanti anni, ne abbiamo ancora anche le prove, i nostri fiumi, i nostri arti, gli manufatti, allora, qui siamo ancora preoccupati. Mamma mia. Me lo dicevamo nel video precedente, la diretta precedente, deceduti nella tua zona diversi. E purtroppo sta succedendo di non male. Io ti faccio vedere Robby il fango. Lo vedi? No, abbassa lo schermo. Abbassa l'inquadratura. Non so se sto camminando con 30 centimetri di e lì li porta anche con polare. Tutti i pali, protezione civile, attività, chiaramente queste sono che hanno subito delle perdite, come ti dicevo prima del passeggiare, ho incontrato una persona che è stato mio fornitore, perché una delle mie attività ho comprato materiali da lui e mi resta solo quello che non c'era più niente. Chiaramente la mano, vedi, la civile c'è. La gente, Daniele, so che la gente è consapevole che purtroppo c'è una carenza a livello di interventi strutturali regionali. Molti danno la colpa all'amministrazione, vero? Come? Molti danno la colpa alle amministrazioni perché non hanno fatto niente in questi 20 anni. Beh, sicuramente, guarda, quello che è successo Robby poteva evitare in una forma così tragica. Questo sicuramente, ed è questa la cosa più brutta. Guarda, faccio vedere, stanno tirando sulle macchine adesso. Queste sono tutte dentro il
Guarda, Robby, l'acqua ancora presente. Daniele, hanno la gente chiede, ma gli argini, gli argini hanno ceduto dei fiumi o sono straripati senza rompere gli argini, i fiumi? Allora, si sono rotti gli argini, i trinti hanno alzato, si alza sempre il letto del fiume con la trintificazione, l'acqua più velocemente, la polizia non si fa dei rivali, non si fa dei costoni, non si fa degli spoli, l'agricoltura è a secondo... la regione per quanto riguarda il prodotto agroalimentare che dovrebbe avere un rispetto eccellente per cose, invece si è lasciato tutto andare, tutte le coltivazioni, parlavano qui a Cesena, la coltivazione di fragole, la coltivazione di pesche, di albicocche, chiaramente le ripercussioni che vivo già dalla Coldiretti, già dalla passazione di categoria, che ci sono milioni, decine di miliardi, una di miliardi i danni. Queste sono le case. Daniele, per ora il governo, ne siete consapevoli che per ora il governo ha stanziato solo 20 milioni di euro? Secondo me 20 milioni di euro non riescono a pulire tutti la strada. È pressoché vergognoso quando si sente di altri generi, dopo non possiamo pensare male. Non ha risorse. Siamo una terra tutta d'Italia, una solitare, di carattere familiare, disperato, ripeto, per prima era un'azienda di salotti a livello familiare. Ci dicono che ci danno il rimborso, calamità, intanto in questi mesi non arriveranno. Robby, scusa, mi ritorno su questo. Qui è ancora tutto panco, quindi teoricamente il senso di secca. Quando smetterà di piovere, saranno montagne di terra. Cosa facciamo ancora? Perché poi il fango, ripeto, continuo a dire 20 milioni di euro. Come vi dicevo, hanno stimato 10 miliardi di euro. Stiamo parlando del nulla. Un governo per niente, un'amministrazione regionale completamente esistente. Soldi che sono stati restituiti perché non si ritenevano utili alla pulizia, alla manutenzione. E poi dopo mi vengono a dire: no, ma tutto questo è naturale, ma conseguenze così gravi ci sarebbero sicuramente evitate. Assolutamente, non ci accontentiamo dei 20 milioni di euro, ma non perché dobbiamo guadagnarci, perché dobbiamo ritornare a quello che eravamo, perché eravamo veramente una terra, era ricca di tutto. E arrivano amici anche da fuori in popolo. Daniele, come a livello di pensiero vostro personale, riuscirete a ripristinare tutto prima della stagione estiva? Allora, io so che ho nella zona del mare, che in alcune zone ha fatto veramente ripristinare la situazione balneari, in alcuni casi è fattibile prima almeno un mese, quindi la stagione è inoltrata, considerate che per noi a Pasqua è il punto di partenza. Mi viene da piangere perché sono le nostre terre, Robby. Qui a livello produttivo ti dico, io mi auguro e spero che trovino la forza per ripartire, però queste sono tutte attività chiuse. Andato a parlare con alcuni di loro, mi dicono: ma ripartire con quali soldi? Ripartire con quali prospettive? Quali sono le garanzie che ci dà un governo per ripartire? Dire: va bene, abbiamo avuto un danno, per ci dà una mano. Sto facendo un po' gli atti della brutta, ma siamo tutti qui per aiutare. La gente volontaria, gruppo per dato qualche indicazione, ma siamo tutti volontari, siamo tutti gruppi e ognuno passa di casa in casa, diciamo tanti quanti grazie, passiamo, però garantire, guarda, continuamente si chiede il fuoco, ci sono le fiasche di pedina, la nostra pedina romagnola. Daniele, e attorno ci sono
Mi dispiace. Quindi, ripeto, profondamente. Quello che è anche lo stato d'animo degli imprenditori, sarà molto dura ripartire come prima della stagione dei tanti casi. Daniele, come può contribuire? Come può contribuire la gente? Perdonami, mi senti? Come può contribuire la gente? Allora, la gente sta contribuendo per quanto riguarda il discorso di dare una mano per aprire delle strade, per liberare il camminato, per aiutare le persone in difficoltà che in questo momento riguarda questo impatto qua di dietro. Sta contribuendo tantissimo. Per quanto riguarda il contributo, allora, qui ci sono tanti volontari. La merendina, chiaro che veniamo tutti con i carichi con il nostro. In questo momento c'è bisogno anche di un supporto, perché tante persone che devono fare di più, garantire molto di più, ma semplicemente un ripeto di abitazioni. Questo, le persone come possono contribuire, diciamo che il cuore è grande, ci vuole sempre però in tanti casi, questo lo dico, di fare magari donazioni autorizzate, questo se si istituiranno poi dei gruppi per raccogliere, per fare una raccolta fondi, ovviamente sarà scappati sociale, e questo potrebbe essere un grande aiuto, però non dobbiamo sempre essere noi cittadini dove spendere in tasca per aiutare. Daniele, perdonami, ci sente? Daniele, purtroppo avete poca rete da quando abbiamo tolto internet e il collegamento è veramente disturbato, me lo stanno segnalando, me ne sono accorto anch'io. Io adesso ti saluto, ti lascio lavorare, so che ti stai impegnando fisicamente, sporcandoti le mani, quindi ti lascio lavorare, ti do un grosso abbraccio, qualsiasi cosa, tu sai che casa mia è aperta, se con la tua famiglia hai bisogno potete venire, volete venire a Modena, quando volete, casa mia è aperta per i miei fratelli e sorelle, quindi ti voglio bene, resistete, tenete duro, state dando una dimostrazione di forza incredibile a tutta Italia. Ringrazio, scusate, sì, la diretta, tutti i giorni andava e veniva l'audio e soprattutto il collegamento, quindi forse non si è sentito tutto, però è capito, si è visto la disperazione che siamo in questo momento. Daniele, tieni duro, ci aggiorniamo in questi giorni, tienici aggiornati, ti stringiamo forte, ti abbracciamo, mi raccomando, tienici aggiornati, ok? Assolutamente sì. Grazie Robin, un abbraccio. Ciao a tutti. Daniele, ciao Daniele. Grazie. Amici, ciao, salutiamo Daniele dalla Romagna, il collegamento purtroppo va e viene, ma la rete è quella che è. E Meloni che intervenga il governo, che non faccia il governo come ha fatto cortesemente purtroppo il PD, che in questi anni se n'è fregato. Detto questo, vi saluto, ciao a tutti. Condividete, commentate.